qualcuno dirà: "Oglio con i Nadavot", un'altra ricetta della sua. Sono deliziose, dorate e gustose. E zeppole con l'alghe mare, le zeppoline con le alghe di mare. Sono una vera delizia raw street food napoletano. Una zeppolina tira l'altra e non ne finisce mai mangiare. Ma ora sigla! Possono essere servite come antipasto o come contorno, nei pranzi o nelle cene a base di pesce. A base di pesce. Mi ricordo quando preparavo mamma, neanche il tempo di mettere a tavola e già finivano. Dosi per 6 persone. Mezzo litro di acqua frizzante. 500 g di farina. 25 g di alghe di mare. Levre mare. Mezzo cubetto di lievito di birra sciolto, 10 g di sale, olio extravergine d'oliva e pepe. Andiamo a fare l'impasto. In una ciotola mettiamo un po' di acqua, un poco, un po' di farina, non tutta quanta, e il lievito. Mettiamocelo tutto. Facciamo girare un poco. Datevi una mano con una frusta come questa. Andiamo ad aggiungere un altro po' di farina. Andiamo a mettere tutto mezzo chilo di farina, l'acqua. Questo aggiungendo un po' alla volta, perché è probabile che ce ne vuole ancora. Allora, l'impasto per le zeppoline con le alghe di mare non deve essere duro, deve essere mollo, cioè mollo. Appena avete mescolato tutto, andate a mettere un filo d'olio extravergine, un po' più di filo d'olio, il sale, un po' di pepe, questo a piacere, a favore, come volete voi, ma insomma io ce ne metto un po'. La cosa più importante poi, questo, le alghe di mare. Vi voglio fare una raccomandazione di pulire bene le alghe di mare, ok? E mettiamo dentro, mescoliamo per bene. Ovviamente, una volta messo tutte le dosi, qualcuno dirà: "Ma che lucca a fare? Cioè, che grido a fare?" No, mi è venuto così. Una volta messe tutte le dosi, giriamo bene l'impasto, come dicevo, con la frusta, per qualche minuto. Cercate di ottenere un impasto elastico, cioè molle, ok? Mettiamoci un panno sopra e facciamo lievitare per un'ora e mezza. Passato un'ora e mezza di lievitazione, andiamo a vedere l'impasto. Se è cresciuto. Allora, per friggere ho preso una friggitrice e come olio di girasole. Appena si è riscaldato l'olio, mettiamo la prima zeppolina. Aiutatemi con due cucchiai, così come sta facendo Domì. E figli mica toccano là. Vi voglio dire una cosa: quando le friggete, non facete troppo scuro, cioè troppo scure, ma la vinitz, cioè prendetele chiare. Dominga, vai, fammi vedere. Aspetta, guarda qua come sono belle, vai, sono cotte. E voilà! Prendiamo pure le altre. Mettiamoci un po' di sale.
E ora il momento che mi piace tanto. Queste sono le mie zeppole con le alghe di mare, le zeppole con le alghe di mare. Oh, andate qua! E un'altra parte che mi piace tanto, aspettate, assaggiamo. Mi sto superando. Cioè, non è che ci vuole. Non è che ci vuole molto per superare. Per superarmi. Però è buoni, sono buoni. Sto proprio bene. Mamma mia. Ma qua. Mamma mia. Buonissimo. E anche questa ricetta è finita. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Attivi sta campanella, così sarete sempre aggiornati sulle ricette che farò. Mi raccomando, pure perché sono Agostino, il boss della cucina napoletana. E Morezzo e Purella.